Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, fare la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, ci annoiano, son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis sono ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I bugis che sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra, il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po'. Buonasera ai nostri telespettatori del web, buonasera anche a lei direttore, siamo qui per una trasmissione molto speciale di Televerità, soprattutto molto speciale per noi perché Top Video compie 2 anni. E naturalmente la prima cosa che le chiederò è un resoconto di questi 2 anni di questa nostra Top Video Web TV. Beh sì, sicuramente è intanto una soddisfazione molto bella di essermi trovato ai 2 anni di questa emittente. Intanto ricordiamo la lungimiranza, l'idea che ha avuto una persona di far nascere sul web una TV già con un nome diverso, che noi abbiamo cambiato 4 mesi fa, della Tele Ugento Web TV. Questa persona è Cosimo Grasso, il quale ha voluto così mettere in gioco un po' un modo diverso di informazione. E una TV in cui lui ci ha creduto molto, una TV che io tra l'altro non sapevo nemmeno che esistesse, però sentivo parlare di quanto bene si stesse facendo a Ugento, anche perché in quel momento io preferivo scrivere e non guardare molto il web. E, diciamo che però nel momento in cui ho ricevuto quella tua telefonata di partecipare anch'io a questo progetto molto bello, subito diciamo si sono drizzate le antenne. Scrivere per 10 anni è stato bello, però capivo che il web era una scommessa diversa, era una scommessa importante. Abbiamo proposto per dei ricordi molto diciamo partecipati, dei ricordi del cuore, di tornare a quel nome che diciamo ci ha dato tanto, che tutti portiamo ancora nei ricordi, tutte quelle esperienze belle, tutte quelle battaglie di società, eccetera, e da Tele Ugento, nulla toglie la città di Ugento, alla quale noi siamo legatissimi, essendo nati lì, abbiamo preferito meglio che il nostro nome diventasse Top Video Web TV. E quindi il secondo anno di nascita, dalla nascita, quindi diciamo che il secondo anno, e di questo siamo molto contenti, lo festeggiamo come Top Video Web TV. Come stiamo crescendo? Stiamo crescendo tanto. Basta pensare che in 4 mesi abbiamo fatto più di 200 produzioni, significa più di 50 produzioni al mese. C'è un lavoro molto grande, un lavoro proprio impegnativo di mente, di fisico, con un'attenzione alla grafica, un'attenzione all'informazione, un'attenzione alla musica. Grazie a te, grazie anche a Cosimo, il quale non appunto dimentichiamo che se noi siamo in video adesso come stiamo parlando, è chiaro che anche soprattutto è merito suo. E quindi, come devo dire, stiamo crescendo in bene. Io credo che siamo di grande prospettiva. Il bello di questa web è che quando facevo il direttore in una emittente dove si poteva accendere il telecomando, ebbene, ti vedevano, per carità, ti salutavano, volevano anche interloquire con te. Adesso invece ti vedono in tutto il mondo.
Cioè, nel senso che tu magari vai a Bari e sanno che tu sei il direttore di Topo Guido. Io poi parlo anche dei miei colleghi, parlo sempre di voi, parlo della mia terra. Sto a Taranto, abbiamo fatto il collegamento con Taranto e sapevano che noi fossimo vivi sul territorio. Quindi è una crescita importante. Come abbiamo fatto sempre nei tanti appelli, quando abbiamo chiesto l'amicizia, chiedeteci l'amicizia, cliccate il mi piace sul nostro canale, eccetera, noi l'abbiamo fatto anche perché noi ci siamo sempre dichiarati la web della gente. Top Video è la web della gente. Cioè, vogliamo interloquire con loro, vogliamo parlare con loro. Cioè, nel senso che se loro hanno il piacere di farci capire quali sono i messaggi, noi siamo i primi poi a rispondere. Direttore, come hai impostato la linea editoriale? Lei è stato sempre franco nei suoi interventi? Beh, su questo ne abbiamo parlato molto, abbiamo parlato anche diciamo, nelle cosiddette giunte che abbiamo fatto, no? Qui, la giunta è quando i soci che sono alla base di una web decidono che linea editoriale dare. E evidentemente io mi sono sempre assunto le mie responsabilità. Non accetto targhe, non accetto timbri, non accetto tessere, non posso. Io dico quello che penso. La franchezza, cari amici che ci sentite, amici di Top Video, perché voi secondo me sempre ricorda sempre Top Video e quindi lo ricordo, cari amici Top Video, è che Giuseppe Aglio ha avuto sempre il coraggio di dire quello che pensa, anche pagando a volte a caro prezzo le verità. Quando dico qualcosa è perché intanto credo di aggiornarmi sempre e quindi questo credo che sia un bene. Poi forse la gente non sa a casa che prima che io mi interfacci con loro, io ne discuto anche in relazione, ne discuto anche con voi, i collaboratori. Quante volte io chiamo Cosimo per dire Cosimo, guarda, sto facendo questo, sto facendo quest'altro. Questo significa che io non sono un anarchico, cioè non sono nel senso il direttore che decide tutto e per tutto, assolutamente no. Io chiedo, se non chiedo, propongo alla mia produzione di portare questo in video quando potrei anche non farlo, perché il direttore, nel momento in cui viene dato questo incarico, è libero nelle sue scelte. Però io ogni volta propongo a chi fa la programmazione, anche a te, qualche volta abbiamo parlato, quello che voglio fare, anche perché credo che quello sia il momento di uscire e dire quelle determinate cose. Certamente fa specie che qualcuno mi voglia dare delle tessere. Io tessere, grazie a Dio, non ne ho. Agli amici della sinistra vuol dire stiamo tranquilli, stiamo sereni, perché forse dimenticate che il sottoscritto ha inaugurato la sua, diciamo, introduzione, la sua nascita stessa all'interno di Top Video, andando a intervistare un eminente esponente del centro-sinistra, che poi noi magari nei nostri interventi siamo stati più presi in considerazione dal centro-destra, di questi ne siamo grati, perché noi andiamo dove ci richiamano. Questo è un problema che a noi interessa fino a un certo punto. Certo. Certo, io quando parlo, parlo con cognizione di fatto e dico quello che penso sempre. Secondo lei, quali sono stati i temi centranti di cui possiamo essere, diciamo, fieri, orgogliosi? Ma credo che ne abbiamo affrontati tanti, prima su tutto la crisi economica, quella l'avevamo prevista, poi abbiamo, somigliamo un po', diciamo, alle Cassandre di turno. Cassandro, per chi non lo sapesse, poi sai, io sono amante della storia, era la figlia del re di Troia, di Priamo, il quale praticamente quando questa parlava non veniva creduta mai, però poi accadeva sempre quello che diceva lei. Era la sorella di Ettore, era la sorella di Paride, insomma, ecco questa, che morì anche durante l'attacco, secondo Omero, degli Achei a Troia. Però siamo le Cassandre in buono, nel senso che avevamo parlato della crisi economica, su dove ci avesse portato la crisi economica, e l'abbiamo azzeccata. Abbiamo parlato di tutti questi femminicidi, come adesso li chiamano, di queste morti delle donne, e l'abbiamo azzeccata. Avevamo detto che il PD sarebbe esploso perché troppe anime all'interno e l'abbiamo azzeccata.
Abbiamo parlato del fallimento che fallirà il governo Letta e l'abbiamo azzeccato. Abbiamo parlato di Napolitano che sarebbe stato rieletto, abbiamo detto 2 anni prima che finisse la sua legislatura e l'abbiamo azzeccato. Questo cosa significa? Significa che forse fare dei corsi di studio oppure come è stato sottoscritto, sempre sui libri di politica, eccetera, alla fine, siccome nella politica sono i corsi e i ricorsi storici, è evidente che le cose si ripetono sempre. E quindi per me è stato semplice capire che fin quando la politica è in mano a queste persone, oppure la società è in mano a queste persone, i fatti sono sempre quelli. Certo, ci ha fatto piacere però anche essere presenti in moltissimi comuni, nel senso che nelle Oggi News, spesso se i nostri amici stanno attenti, noi mandiamo sempre delle notizie. Questo devo dire che a maggior ragione, e di questo mi rallegro anche nella mia funzione di direttore, quanto Cosimo, ripeto sempre Cosimo, sia attento a pubblicare ogni giorno le notizie, come top video, notizie spicciole, anche quelle di cronaca nera che fanno male, molto male, noi le abbiamo sempre affrontate. Tra l'altro, abbiamo affrontato anche quelle dei tribunali, dove bambine sono state uccise, come Sara, come Yara, eccetera. Questo non dimentichiamolo, e abbiamo detto in tempi non sospetti chi secondo noi forse no, avrebbe preso l'ergastolo, ma non facciamo nomi e cognomi. Abbiamo parlato delle bambine, dei bambini che soffrono per malattie genetiche, come Sofia. Abbiamo mandato gli appelli. Quando vedo la notizia che il bravo Cosimo trova e la pubblica, io sono il primo a mettere subito a disposizione la nostra web. Credo che questa sia una linea editoriale che non merita sicuramente delle targhe, delle tessere, eccetera. Questi credo che sono i temi su cui posso dire che siamo abbastanza orgogliosi. Direttore, se a lei dicessi politica, sociale e donne, cosa mi risponde? Sono già tre. Diciamo, sono 3 passaggi. Politica, dico che darei un 10 ai sindaci, che ritengo i veri eroi del momento, in quanto poverini da un lato diciamo, gli vengono mandate le tasse dal governo nazionale e dall'altro lato gli vengono tagliati i fondi, quindi si devono barcamenare tra situazioni varie, eccetera. Quindi c'è un problema proprio di fondo. Sulla politica nazionale, meglio stendere un velo pietoso perché è meglio lasciarlo perdere. Basta vedere, abbiamo gente che guadagna 18.000 euro al mese e di noi praticamente non se ne frega nulla. Non se ne frega nulla della gente disperata che si ammazza, non se ne frega nulla della gente che scende in piazza, non se ne frega nulla degli esodati che spieghiamo a casa, gli esodati sono quelli che non hanno né stipendio né pensione, dei precari della scuola, dei tanti giovani, degli anziani. Politica vuol dire anche, e sociale vuol dire anche, cerchiamo di affrontare insieme il problema. Capisco che la Grecia, la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda hanno ormai raggiunto il baratro e quindi possono anche in un certo senso chissà ripartire. Però purtroppo ancora siamo in una fase discendente molto molto brutta, ma questa politica mi delude sempre di più. Fanno polemiche su tutte, per chi deve essere il segretario del PD, per chi deve andare per magari il ministero, per chi si deve spartire la poltrona, questi grillini che prima volevano i soldi, adesso, prima non volevano i soldi, adesso magari 18.000 euro gli fanno bene. Per cui a noi queste cose, ragazzi cari, non ci interessano. Noi vogliamo delle risposte. Credo che, come dice la nostra Costituzione, l'Italia è basata sul lavoro. Bisogna appunto cercare i presupposti per sistemare la gente e non solamente i giovani. I giovani è bene che abbiano posti di lavoro, ma anche quelli che l'hanno perso per colpa di questa politica bastarda, gente di 45-50 anni, sono quelli che si ammazzano. Gli imprenditori, gli operai, sono quelli che fanno scoppiare le tragedie nelle famiglie per le depressioni, eccetera, che ammazzano magari la moglie perché hanno un raptus. Adesso è un raptus estemporaneo. Uno si può permettere di ammazzare la moglie magari per un raptus estemporaneo. E dov'è la Monti quando l'Italia stava morendo? Dov'era Letta, che oggi è il governatore d'Italia,
quando appoggiava il governo Monti e la gente si ammazzava, si impiccava, si avvelenava, eccetera. Dove erano queste persone? Io della politica nazionale non credo a nulla, non credo a niente. In quella locale sì. Credo molto nei sindaci, nella figura dei sindaci, perché i sindaci sono i veri eroi. Per quanto riguarda le donne, il terzo problema più importante, è vero, la donna ancora non ha raggiunto, secondo me, la parità a tutti gli effetti. Lo dimostrano tanti esempi, anche la stessa politica, nei ministeri, sì, è vero, abbiamo messo troppe donne a fare i ministri, ma non conta poco, sono del fumo in faccia, sono delle chiacchiere che non interessano. Ma è anche vero che la donna si deve darsi un contegno, è anche vero che la donna deve acquistare una propria dignità. Io oggi voglio lanciare un'altra sfida. Non fidatevi, amiche care, di quelli che incontrate nelle chat. Le chat sono la morte della dignità delle persone. Gli incontri nelle chat sono degli incontri virtuali, sono solo è un fumus. Per cui incontrare persone serie è come incontrare delle mosche bianche. Nessuno ha interesse, se magari può succedere anche la brava persona, per carità, non voglio fare di tutto l'erba un fascio, ma è anche vero che in chat, soprattutto in quelle chat particolari, non parlo di Facebook, che credo che sia un social network abbastanza regolato, quadrato, voglio dire, per cui è monitorato anche dal Ministero, però su quelle chat particolari dove pensate di fare degli incontri, eccetera. Quello crea soltanto un sottobosco, caro Salvatore, sociale, dove l'incontro furtivo, l'incontro pericoloso, il mascalzone o la mascalzona di turno sono sempre dietro l'angolo e non si possono mai creare rapporti veri e rapporti forti. Ci possono anche essere delle brave persone, ma saranno l'1%, il 2%. Il 90% sono delle persone cattive. Proprio uno studio fatto da alcuni sociologi ci dice che la maggior parte dei femminicidi, come vengono chiamati, quindi va a dire degli omicidi sulle donne, va a dire i massacri sulle donne, sono provocate da incontri fatti in chat. Quindi la chat è, diciamo, l'incontro peggiore che si potesse fare. Prima di farle e di incontrare qualcuno, aprite gli occhi perché sono molto molto pericolose. Per il resto dico che la donna deve essere donna. Vale a dire, basta con questi esibizionismi, basta anche sullo stesso Facebook mettere, scusando un termine, perdonatemelo, culi e tette in esibizione, perché è chiaro che sempre l'occhio dell'uomo è l'occhio vigile del cacciatore, quindi a volte la donna se li va a cercare, ma questo non, però non nega il fatto che la donna bisogna sempre rispettarla e l'uomo deve sempre restare nel recinto dei valori puri e sacri, come io scrivo spesso su Facebook. Però è anche vero che la donna deve fare molta attenzione, ecco, deve avere più dignità, deve essere più donna, deve essere più femmina, questo. Direttore, mi collego un attimo alla domanda, a quello che ha detto precedentemente, perché le sto appunto per fare questa domanda. Arriviamo sempre prima rispetto ai media nazionali, no? Ma mi spiega Sì, come mai? come mai? È perché abbiamo questa faccia. Ecco, questa faccia ha il coraggio di dire quello che pensa. Intanto, spesso vengo sollecitato da chi mi sta dietro. Già l'abbiamo nominato diverse volte, lo nomino ancora. Quindi, diciamo così, ma tante volte mi dice: è successo questo. Allora, quando io dicevo, cari amici dei media nazionali, ecco, ne parlo a voi, quando io dicevo, perché non avete il coraggio di mandare l'immagine della Grecia? Mi Perché non ricordo. avete il coraggio di mandare le immagini della Spagna? Perché non avete il coraggio di mandare le immagini del Portogallo? E abbiamo avuto poi l'esempio di Palazzo Chigi, di quel palzoide che è andato ai carabinieri e ha sparato. In Grecia questi fatti sono all'ordine del giorno. La gente che va, io ho visto ad Atene gente che mangia nelle spazzature, mangia nei rifiuti. E queste cose le abbiamo viste in Italia, le vediamo in Italia. I media nazionali sono dei media ovattati, vogliono nascondere le verità di fatto. C'è un bel programma su Rete 2, non faccio pubblicità, eccetera, il quale si va a collegare sempre,
è un attacco continuo alla politica, nel senso buono del termine, dove gli imprenditori dicono sempre la stessa cosa: noi stiamo per chiudere e chiudere, le persone sono disperate al massimo. È vero che si parla di miseria, si parla di povertà, di gente che magari non arriva alla fine del mese, di gente che viene licenziata ogni giorno. Tu tieni conto che in un anno hanno chiuso 500.000 aziende. Hanno chiuso 500.000 aziende per 1,5 milioni di posti di lavoro. Gli inoccupati, ecco, siamo arrivati ancora prima in questa cosa, poi se ne parlerà in seguito. Gli inoccupati significa che sono quelli che non sono manco iscritti agli uffici di collocamento, sono il doppio dei disoccupati. Quindi se i disoccupati in Italia oggi sono 4,5 milioni, 5 quanti dice, quindi gli inoccupati sono, quindi abbiamo 15 milioni di persone, quindi attive, meno di 65 anni, che non sanno manco dov'è di casa il posto di lavoro. Sono cifre che fanno orrore. Quindi noi arriviamo prima per il semplice fatto che abbiamo il coraggio di dire le cose. In media nazionale non lo so, perché non mostrate cosa sta accadendo in Spagna, dove il 50% della gente non sta lavorando? Perché ci dite che l'euro è la moneta più nobile? Perché Caroletta gira tutta l'Europa, sta facendo come si sta facendo, non so, il viaggio di nozze, tutta l'Europa, usando il termine, fessa va e fessa torna, come si dice in dialetto, così entra un po' nei dettagli. Va a chiedere i soldi, a chi chiede i soldi? Che se i soldi non ce l'hanno dati, che se stiamo morendo, voglio dire. Perché vanno a chiedere i soldi a chi? A Holland, in Francia, che se stanno morendo? Alla Merkel, che se la Merkel a settembre la manderanno a casa i tedeschi, perché si voterà per la nuova cancelliera, manderanno a casa. Quindi l'euro non esiste, non ha motivo di esistere, abbiamo sempre detto. Ognuno si fa la sua politica nazionale. Sapete perché? Ecco, così vi dico anche un'altra cosa che non mi ha detto nessuno. Quando siamo entrati nell'euro, noi siamo entrati che un euro valeva 1.936,27, un euro. Il cambio con la lira sarebbe dovuto essere di 1,5. Quindi noi, siccome siamo, grazie a Dio, eravamo nel 2002, il caro Romano Prodi, questo grande regalo ci ha fatto Romano Prodi, ci disse, no, possiamo entrare anche con l'1,9, quindi il cambio praticamente se raddoppiato, vale a dire le 5.000 lire sono diventate le 5 euro, quindi il cambio è stato fatto da 1 a 100, praticamente se raddoppiato, quindi sarebbe dovuto essere le 5.000 lire, sarebbe dovuta essere le 2 euro, le 2,50, quindi vale a dire il calcolo da 1 a 2, invece abbiamo fatto da 1 a 10, che è la cosa più sbagliata di questo mondo. Perché abbiamo fatto questo? Perché si è firmato quel maledetto trattato che ci lega all'euro? Quando noi eravamo prima, sì, hai ragione, a chi sta registrando, perché non abbiamo cambiato a 1,5, quindi alla parità del dollaro abbiamo fatto a 1,9? Chi siamo noi? Che economia avevamo? Che se noi importiamo anche l'aria che respiriamo? Purtroppo, parole sante aggiungo. Ma credo che la santità sia un po' troppo lontana. Vabbè, andiamo avanti. Allora, hai avuto momenti di riflessione? Ti sei mai sentito offeso? Ma guarda, Salvatore, devo essere convinto. Fin quando io avrò dietro le spalle gente come voi, io credo di essere l'uomo più portato del mondo a fare informazione. E effettivamente, ecco, un'altra cosa che volevo dire ai nostri amici di Top Video, quando io scrivo qualcosa su Facebook, o mi permetto di scrivere qualcosa su Facebook di politica, se voi guardate bene, io scrivo a titolo personale, scrivo come Giuseppe Amila, non scrivo come Top Video Web TV. Poi ho dovuto fare una serie di interventi attraverso la web per chiarire ad alcuni amici, tra l'altro amici con i quali mi saluto, con i quali diciamo grande stima, credo che sia anche ricambiata, con i quali c'è stato un po' di, diciamo, non ci eravamo capiti su alcune questioni. Il fatto che io ricopra un ruolo presso un comune, dove svolgo il ruolo di, diciamo, responsabile della comunicazione, eccetera, questo non inficia il fatto che io non debba avere rapporti anche con le altre forze politiche. Non mi sono assolutamente sentito offeso. Rimango male quando qualcuno mi dice che io scrivo perché sono pagato. Questo no, perché Giuseppe Amila, quando ha scritto qualcosa, e possiamo vedere tutti i post e tutti i link, ha scritto sempre a titolo personale. Il social network è qualcosa di libero. Se poi ho offeso qualcuno, posso anche chiedere scusa, ma resto sempre della mia idea.
Adesso sembra che il rapporto si sia tranquillizzato, il rapporto adesso è in simbiosi, eccetera, ma evidentemente passandomi per mano molte carte di quella amministrazione di cui io mi onoro di collaborare, chiaramente ho la possibilità di dire determinate cose. L'inversione no, anzi, caricato di più sì, perché tutti dicono che io sono un giornalista contro. No, io sono un giornalista come gli altri. Tra l'altro, mi piace anche dire un'altra cosa ai miei giovani colleghi. Tutti quelli che mi hanno conosciuto dal 1993, tra l'altro quest'anno sono 20 anni che il sottoscritto è iscritto all'ordine, quindi poi lo festeggeremo insieme, sarà a luglio. Voglio dire, quando ho diretto una redazione, i miei colleghi posso dire che io non mi sono mai imposto nei pezzi, ho dato sempre libera scelta. Chiaramente abbiamo scelto le notizie, eccetera. C'è gente adesso che lavora a Mediaset, c'è gente adesso che lavora in testate importantissime, diventate giornalisti professionisti, i quali ancora mi chiamano, e io dico no, ma dai, lasciamo perdere, mi chiamano maestro. C'è gente che guadagna 5-6 mila euro al mese, c'è gente a Milano, che ricorda. Io purtroppo vivo delle situazioni in cui giovani giornalisti che vogliono crescere, eccetera, mi fanno la sfida su che cosa? Ma collaboriamo, dai, da uno più grande si può solo imparare. Io sono una persona aperta, ho detto il mio mestiere o quello del bravo giornalista sono gli altri, sono, no? Se tu hai audience, se ti guardano si vede se sei un bravo giornalista, se non ti guarda nessuno, solo te la canti, solo te la suoni, insomma. Allora, siccome sta arrivando l'estate, mi sembra ovvio chiederle come la vede l'estate che sta arrivando, visto che abbiamo parlato di tutti questi argomenti, della crisi, eccetera, eccetera. No? C'era una bella canzone di Riviera, se ricordi bene, tu sei esperto di musica, l'estate sta finendo, l'estate sta iniziando. Ma io mi auguro davvero che questi governatori nazionali si sbrighino quanto prima, perché avevano promesso di togliere l'IMU, ma l'IMU quanto pare sta lì. Avremo la flotta della Tares, ma per i grandi complessi economici l'aumento dell'1% dell'IVA significa un disastro totale. Io mi auguro che quest'estate si ritorni la voglia di vivere, vorrei vedere tante balere aperte, tante stazioni balneari aperte, la gente che si diverte, anche perché così in questo modo possiamo anche lavorare noi, insomma, ecco, perché noi vorremmo essere presenti dove c'è musica, dove c'è divertimento, dove c'è spazio, anche perché riprendere e mandare in web, perché adesso ho visto con i smartphone, con i telefonini, ho visto tanti ragazzini, tante ragazze, soprattutto anche persone grandi, quindi in tempo reale vedono quello che noi stiamo facendo, per cui certo, è una cosa bella, per cui tu quando metti un post già subito rispondono a questo. Ecco, io vorrei che questi governatori capissero che l'estate non esiste soltanto per loro, perché è troppo facile guadagnare 20.000 euro al mese mentre c'è gente che non sa dove andare ad arrabattare i soldi. Io volevo fare anche una precisazione in questo senso. L'anomalia della politica è che nel nostro Parlamento abbiamo l'onorevole Boccia e il ministro ora Di Girolamo, che sono marito e moglie, e quindi portano a casa 40.000 euro al mese. Tra l'altro Boccia, che è di Bari, è stato anche assessore al comune di Bari con il sindaco Emiliano. Ecco, questa secondo me è l'esempio più cattivo di come si possa fare politica. La moglie di 37 anni, ministro alle politiche agricole, quindi prenderà più di 20.000 euro al mese, e lui un parlamentare che è stato due volte bocciato alle primarie in Puglia da Vendola, che è stato poi, diciamo, riciclato dal PD, ne guadagna 20.000 euro, quindi 40.000 euro al mese. Credo che sia, voglio dire, vedo che sia uno schiaffo, ecco, uno schiaffo a chi non riesce nemmeno a guadagnare 5 euro al mese. Davvero uno schiaffo, questa non è la politica che vogliamo. Io ho portato questo esempio per dire come a volte, io voglio dire, nel letto, quando queste due persone si trovano, uno sta nel PD, l'altro sta nel PDL, uno attacca Berlusconi in TV, l'altro lo difende, di cosa parlano?
come si può costruire un'Italia se uno sta a destra e l'altro sta a sinistra e oggi vogliono governare insieme e non perdono occasione a livello nazionale di buttarsi il fango attorno. Non dimentichiamo che proprio abbiamo detto l'altro giorno, stiamo quasi alla fine, a Moro, al caro Aldo Moro, il fatto di aver formato il governo di sicurezza nazionale, di CPC, è costata la vita. E oggi abbiamo nello stesso letto, sotto lo stesso tetto, gente del PD e del PDL, tra l'altro Boccia risulta esperto anche di economia, quindi sicuramente dirà qualcosa la moglie eccetera, vogliono governare insieme, due storie politiche diverse. Questa non è quello che noi vogliamo, vogliamo più serietà. Questo non è un governo di sicurezza nazionale, questo è un governo di presa per i fondelli. Siamo al termine, ma io mi sentivo di farle una domanda, perché lei ha parlato dei lidi, no? Della bella estate. Cosa ne pensa dei controlli, di questa morsa di ferro che sta facendo lo Stato con i controlli ai lidi, che sembra che voglia bloccare un po' questi lidi? Sì, questo è un altro schifo, questo devo dirlo, non è un altro schifo. È anche vero che i lidi si devono dare un contegno, nel senso non bisogna andare oltre il demanio, non bisogna fare alcune cose. Però fratelli cari della Guardia di Finanza, della Polizia, dei Carabinieri, dell'Ispettorato del Lavoro, che sono quelli pochi generano di più, dovete anche capire, oggi diamo la possibilità a queste persone di poter lavorare, diamo la possibilità a queste persone di poter arrivare almeno, perché possono lavorare, a volte sono alcune stazioni che lavorano solo quei 3 mesi per stare bene un anno, ma con la crisi che c'è oggi, con i mordi e fuggi, diventa anche difficile, no? Pensare ad una presenza un po' più lunga. Ecco, è vero, io ho sentito anche ad un convegno che non abbiamo mandato in onda su come bisogna rispettare le normative e come è diventata ancora più dura la legge su alcune norme come sicurezza del lavoro eccetera, ma è anche vero, ne avete chiusi già tanti. Ecco, cercate di almeno andare a parlare con queste persone e dite come vanno fatte le cose prima di intervenire e fare verbali, multe talmente alte per cui la gente poi insomma va a finire male, insomma sono cose che non si fanno queste. Però vuol dire, è giusto, ripeto, è giusto, perché sarebbe grave, è giusto rispettare le norme, tutti lo devono fare, però queste norme siano, ecco, almeno sotto il periodo estivo un po' più larghe, ecco questo. Bene, ricordiamo che questa è stata una puntata speciale di Televerità, perché soprattutto, ritornando insomma all'inizio della puntata, dicevamo una puntata nostra, no? Perché Top Video Web TV festeggia i suoi 2 anni, per cui io direi di farci gli auguri a noi stessi di un, come dire, di un proseguimento sempre in meglio di questa nostra TV, che soprattutto possiamo dare il massimo noi, soprattutto noi, per gli altri, in modo da, come diceva lei direttore, da mettere sempre in evidenza i temi più importanti, i temi insomma che sociali. Allora, si fanno gli auguri, ma chiaramente sempre più di scaramanzia in bocca al lupo. Io in bocca al lupo è d'obbligo, perché per questi 2 anni credo che possano essere davvero tanti altri, ma me lo auguro davvero di cuore. Lo faccio a te, Salvatore Massaro, a Cosimo Grasso, il nostro responsabile, il nostro humus, l'anima, certo, vieni qua. Fatti vedere. È timido, è un timidone. A tutti quelli che ci vogliono bene, a tutti i nostri amici di Top Video Web TV, a tutti quelli amici e nemici, perché è bello, certo, anche avere nemici, altrimenti poi non si può, nel senso buono attendere. Sono un po' commosso. Perché alla fine la web, io l'ho vissuta anche a livello di TV, ti entra proprio nel cuore, diventa una cosa tua, ami più fare questo lavoro che senti tuo che qualsiasi altra situazione ti venga offerta. E quando sai di avere dei bravi collaboratori, di essere sostenuto in maniera, anche nei momenti difficili, in maniera forte, e poi siamo molto uniti noi anche nelle difficoltà che ognuno di noi vive, certo, questo ci fa capire che possiamo crescere. Come abbiamo detto, ci siamo così, siamo buoni così, e sempre se chiedete. Auguroni Cosimo, auguroni direttore, e auguroni Salvatore. Auguroni a Top Video Web TV.
Una volta individuato il problema, la soluzione, anche dal punto di vista finanziario, probabilmente si riesce a trovare. Se invece immaginiamo di proseguire verso un'evoluzione squisitamente finanziaria, economica, io ho paura che non ci sia, anche perché la crisi è molto psicologica, cioè la psicologia sociale incide molto in queste situazioni, nel senso che a generare la ricchezza e il movimento di denaro in genere è chi fa impresa. Chi fa impresa in questa situazione, se non è ottimista e non guarda prospettivamente positivo, si ferma. Per cui oggi non solo subiamo il fatto che le persone sono povere, ma anche chi ha denaro non lo tiene bloccato, è spaventato, quindi c'è anche questo aspetto sociale e psicologico, no, che aggrava la situazione. Abbiamo fatto passo indietro allora? Non voglio rispondere. Ok, allora finisce qui. Io ringrazio la dottoressa Roberta Bruno, dottore Angelo Dono, è stata una bella puntata. Come dicevo, quando le cose si fanno per bene, si programmano in tempo, poi nel nostro piccolo cerchiamo di dare quelle piccole risposte, magari anche affrontando temi di grande attualità. Abbiamo capito meglio perché la gente cerca queste soluzioni insane, perché la gente si ammazza in Italia. Con due ospiti davvero graditi, ancora li ringrazio per essere stati con noi e con voi alla prossima volta. Grazie. Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, fare la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, già noi non son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis sono ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brucischer sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra?